di raggiungerci. Ciao Paolo. Grazie, grazie. Siete davvero una piazza bellissima. È bellissimo per me, vecchio attivista per i diritti umani, vedere tutta questa gente venuta qui a dire il suo no ai fondamentalismi, alla violenza, a dimostrare la propria solidarietà a chi ha lasciato, ha pagato col sangue il suo impegno per la libertà di espressione e anche per chi che non c'entrava niente, passava di lì per caso e purtroppo ci ha rimesso la vita pagando un tributo terribile. Qualcuno ha paragonato quello che è successo a Parigi in questi giorni a un 11 settembre europeo. Io non so se questo paragone possa reggere, ma mi ricordo bene che cosa è successo dopo l'11 settembre. È successo che le grandi democrazie occidentali hanno abiurato ai loro diritti, hanno sdoganato dei comportamenti ignobili, l'utilizzo della tortura, della carcerazione indiscriminata. Abbiamo avuto queste macchie, che sono delle macchie sulla storia dell'umanità, che si chiamano Guantanamo, che si chiamano Abu Ghraib. E io oggi vedo lo stesso pericolo, ma vedo anche tanta gente che è pronta a dire no, a dirlo chiaramente con forza. Sono contento che chi mi ha preceduto ha ricordato le stragi di Boko Haram dei giorni scorsi, che in questo bailame mediatico sono passate un po' in secondo piano, pur essendo un qualche cosa di terribile che purtroppo va a perpetrare una situazione che non soltanto in Nigeria ma in tanti altri posti porta chi vuole imporre il suo credo con la forza, con la violenza, a fare queste stragi ignobili. Io ho sentito parlare di Costituzione, ho sentito parlare del Trattato Internazionale delle Armi come degli strumenti importanti. Vorrei ricordare un altro trattato fondamentale del diritto internazionale, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è una carta bellissima perché è l'umanità che ha sognato come dovrebbe essere e che dice che nel suo articolo 1 che tutti gli esseri umani sono uguali in dignità e diritti. Questo noi oggi sappiamo che purtroppo non è vero, non è vero, ma è l'unico presupposto perché si possa veramente costituire un mondo di pace. Io vorrei citare per chiudere un altro degli articoli della Convenzione per i diritti umani, della Carta Internazionale sui diritti umani, che è l'articolo 28, che dice che tutti noi, ciascuno di noi, ha il diritto di vivere in un mondo in cui tutti i diritti sono pienamente goduti da tutte le persone. Ed è un articolo bellissimo, perché è l'articolo che ci spiega che i diritti umani sono universali, perché i diritti o vengono goduti da tutti o altrimenti non si chiamano più diritti, si chiamano privilegi. E un mondo che vuole costruire sui privilegi è un mondo che non va da nessuna parte. Vi ringrazio tutti di essere qui. Grazie, grazie a Paolo. Siete veramente tanti e bellissimi. Grazie a tutti voi per essere qui. Grazie a Gad di esserci venuto a trovare. Gad Lerner. Siccome io vedo proprio qui sotto il palco davanti a me le bandiere dei nostri fratelli curdi, ai quali deve andare la nostra più piena gratitudine per l'eroica resistenza che stanno conducendo non solo a Kobane ma lungo un fronte di centinaia e migliaia di chilometri contro il nemico oscurantista che si è assunto la pretesa di essere addirittura l'erede del profeta, il nuovo califfo. Ebbene, io non posso, guardando loro e sapendo l'impegno terribile che pur con le mille divisioni interne è un mosaico quella regione, un mosaico drammatico nel quale il Kurdistan sono le uniche isole di rispetto dei diritti umani che ancora esistono, in zone nelle quali il genocidio è stato praticato nei mesi scorsi, nell'estate scorsa. Ebbene, dicevo, io non posso fare a meno di fronte a loro di riflettere su questa guerra alla quale tutti quanti abbiamo detto no, perché quello che ci ha riuniti così numerosi in Piazza del Duomo credo che sia certamente la voglia di ribadire ancora una volta
no alla violenza, no al terrorismo, no alla guerra, ma anche, diciamocelo, un senso di smarrimento, di inadeguatezza di fronte a una guerra che non avevamo voglia assolutamente di guardare, che sentivamo avvicinarsi dalla sponda sud del Mediterraneo, che arrivava anche con la disperazione dei fuggiaschi e dei profughi, ma che ora questa guerra ce la siamo vista esplodere anche in casa nostra, in una capitale d'Europa come Parigi. La voglia è di girare la testa dall'altra parte, credo che sia una voglia delle tante, tante migliaia di persone che sono qui nel centro di Milano a guardare le vetrine o a fare acquisti e che non sono con noi, che pure siamo numerosi, ma perché è molto faticoso rimettere in gioco anche i nostri schemi, fare delle scelte, imparare le lezioni della storia quando eventi di questo tipo si manifestano. Mi ha commosso ascoltare le parole piene di esperienza storica del portavoce dell'ANPI, dei Partigiani d'Italia, che ha ricordato l'evento perché in queste circostanze ciascuno di noi è anche tirato, trascinato dalla propria appartenenza, dalle proprie origini. Ebbene, il turbamento che ha provocato in me, la malinconia, il senso di umiliazione, il fatto che per la prima volta dai tempi della Seconda Guerra Mondiale sia stata chiusa nel giorno della Santa Festa del Sabato la Grande Sinagoga di Parigi, è qualche cosa, è un ammonimento storico che deve riguardarci tutti e non mi ha stupito, guardate, io faccio anche il giornalista, non mi ha stupito che chi ha voluto aggredire e uccidere le matite dissacranti della satira, della critica, poi in abbinamento immediato abbia anche voluto entrare e uccidere dentro a un negozio che aveva la colpa di essere ebraico, così come un'altra scuola a Tolosa era ebraica o un museo a Bruxelles era ebraico, e questo diventava l'altro obiettivo in abbinamento, e la storia ce lo insegna fin da quando Auguste Bebel coniò la formula dell'antisemitismo, che altri non è se non il socialismo degli imbecilli, ma qualche cosa che si ripropone continuamente e grammaticamente tra di noi che facciamo i conti con la guerra e le scelte che essa ci impone. Non montiamoci troppo la testa, non siamo noi Parigi o Milano o l'Europa l'epicentro, l'obiettivo di questa guerra. Questa guerra è già in atto purtroppo da alcuni anni, anche se voltavamo la testa dall'altra parte, e non a caso anche i jihadisti di casa nostra, i fratelli Quashi vanno in Yemen, altri vanno in Siria, perché considerano che questa guerra drammatica è in corso non soltanto quattro sanguinari, magari fossero soltanto quattro, è in corso per la dominazione, il potere e il controllo all'interno dell'Islam. Questa guerra è la guerra di cui innanzitutto vorrebbe, e speriamo davvero che questo non accada, conquistare Aleppo, vorrebbe conquistare Baghdad, vorrebbe conquistare Beirut, Amman, puntando alla Mecca, più ancora che a Gerusalemme. Noi Europa siamo una parte di tutto questo, perché alcuni protagonisti di questa guerra sono nati tra noi e sono nostri concittadini. È scomodo a dirsi, ma dobbiamo dircelo, che sono francesi. Anche gli assassini di Charlie Hebdo e anche gli assassini del negozio kosher, che sono identità mutevoli e complicate, che si rivoltano contro la società in cui sono nati, magari passando dal rap, dalla musica contemporanea, al velo e all'oscurità. Noi dobbiamo condurre una battaglia culturale intransigente contro tutto questo, pensando che l'unica nostra arma forte possa essere davvero l'Europa. L'Europa che non si rimpicciolisce, che non si illude di combattere questo nemico
alzando delle frontiere al proprio interno o addirittura vietando la preghiera nelle moschee o vietandone la costruzione. Domani a Parigi ci sarà una marcia repubblicana alla quale parteciperanno diversi capi di Stato e di Governo europei in solidarietà con la Francia. So che è ingenuo illudersi che questo possa essere la prima tappa della costruzione di una dimensione più vasta e più grande, senza la quale però non fronteggeremo davvero la guerra che ci ha trovati così smarriti e ammutoliti.